Questo video è dedicato a Giuliana Giorgi, che è una delle persone che ho incontrato su Zoes, una piattaforma. Io partecipo su internet di una serie di luoghi di incontro, di discussione, di costruzione. Zoes, Facebook, ho un sito di rivista, ho un sito personale, ma perché prendo parte a tutte queste attività? Per esprimermi, per spremermi, per comunicare ciò che ho dentro? No, fondamentalmente per ascoltare, per conoscere pensieri, attività che non mi stanno fisicamente prossimi, ma che esistono sulla faccia della terra. Sono avido di conoscenze e cerco di costruire con altri. Questa simpaticissima Giuliana Giorgi mi ha provocato, mi ha commentato in un post che ho fatto e pubblicato su Zoes, dicendo: sì, sì, bisogna organizzarsi, bisogna fare, stiamo lavorando, economia solidale, dobbiamo collegarci e fare insieme. E io le ho risposto: sì, ma non bisogna semplicemente organizzarsi, bisogna organarsi. E lei ha replicato: sì, ma non è tempo di sottigliezze linguistiche. No, non è questo il punto. L'impazienza di Giuliana di fare, di collegarsi, di agire tutti insieme, appassionatamente, è pericolosa. L'impazienza dei pratici è pericolosa come l'impazienza dei teorici al quadrato. Bisogna finalmente convincersi che bisogna collegare profondamente, organicamente, appunto, la teoria e la pratica. Sì, è vero, esistono nell'universo mondo una serie di attività utili, in parte nuove, sul terreno economico e politico e culturale, ma non è sufficiente organizzarle, non è sufficiente metterle in fila, metterle insieme. Bisogna organarle. Questo concetto di organare e non semplicemente organizzare viene a me dai quaderni del carcere di Antonio Gramsci, il quale Antonio Gramsci aveva elaborato un'idea del rapporto fra teoria e pratica molto superiore a quello comunemente condiviso. Non c'è da una parte la teoria e dall'altra la pratica. La pratica contiene una teoria, non si può agire se non si ha un'idea del mondo. E questa idea del mondo non è campata in aria, le idee non cadono dal cielo. Ma il problema è appunto questo, di non essere impazienti, di non pensare che le teorie debbano essere inverate automaticamente dalla pratica, secondo una idea un po' religiosa, l'emanazione, e nemmeno che le pratiche
sommandosi, elencandosi, come le processionarie, già costituiscono il mondo nuovo. Bisogna costituire un rapporto continuo di scambio, di rispecchiamento, di superamento, critico, tra le attività e i pensamenti, fra le idee e le azioni. Quindi organare, pensando all'organismo, pensando che la macchina umana ha un cervello, ha una mente, e se non avesse il cervello, se non avesse la mente, tutte le attività organizzative non produrrebbero un mondo nuovo, ma riprodurrebbero il vecchio mondo. Non ci sarebbe stato questo passaggio a forme evolutive, superiori, storicamente superiori, ma ci saremmo organizzati per ripeterci. E invece non bisogna ripetersi, bisogna superarsi, bisogna organarsi.